Ragazzi, io sono Perenita. E io sono Steph e questo oggi tornano gli indovinelli con un italiano incredibile, con un senso logico super mega fantastico e con Steph che non si lamenterà in nessun modo possibile ed immaginabile. Questo è impossibile. Allora, Fer, raccontaci un po' cosa ci dobbiamo aspettare quest'oggi. Allora, sai bene che io ovviamente non li guardo fino alla fine, seleziono un po' di indovinelli mi sembrano carini dalla premessa, ma poi Steph non ti posso promettere nulla, quindi è un po' una mystery box questa, la mystery box degli indovinelli. Un mystery indovinello. Perché sai che ci sarà qualcosa, ma non sai mai cosa aspettarti del tutto. Allora, togliamoci il dente, dai, forza. La polizia ha ricevuto una chiamata da un'addetta alle pulizie. Ha chiamato la polizia perché è successo. Che ha trovato il suo datore di lavoro, un giovane, con una ferita da arma da taglio. Vabbè, ok. Quindi è stato pugnalato. Sì, in qualche altra lingua. Okay. Però è stato pugnalato. Quindi sappiamo che la donna di polizia ha trovato questa persona coltellata. La polizia aveva dubbi sul fatto che si trattasse di un omicidio o di un suicidio. Ma chi è che si suicidia con un coltello di solito? Non succede mai. Pugnalandoti qua in un fianco. Cioè, è terribile. Vabbè. Ma poi perché? Secondo quale logica tu decidi che potrebbe essere? Vabbè, lasciamo perdere. Hanno chiamato un famoso detective sulla scena del crimine. Meno male che era famoso, così finalmente potremmo risolvere questa. Abbiamo trovato il coltello, ma non ci sono impronte digitali su di esso. Vabbè, l'assassino l'avrà cancellato, non è che ci vuole molto, eh. Il detective ha interrogato tre sospettati: sposa, la sposa, il vicino e la donna delle pulizie. Ok, abbiamo litigato ieri sera e ho detto che avrei cancellato il matrimonio. Divorziato, io vi traduco le cose che non sono state tradotte bene. Sono così dispiaciuta ora, ma non l'ho ucciso. È molto onesta lei, eh. Non l'avrebbe mai detto altrimenti. Guarda, non ci sono le mie impronte digitali nella stanza. Però sta già supponendo questa cosa delle impronte digitali. Dormivo profondamente e non ho sentito nulla. Questo è il vicino. Ok. Vabbè, ci sta, eh. Non li ho mai sentiti litigare prima d'ora. Però perché dire che hanno litigato se non hanno litigato? Vengo sempre alle 9 del mattino, come giusto che sia, lavora lì, quindi va a pulire. Non c'è niente di strano. Ho una chiave perché il signor Willis solitamente è al lavoro in questo orario. E invece non era al lavoro, quindi lei non può essere stata. È stato un omicidio o un suicidio? Per me è stata la sposa. Perché come fai a sapere che non ci sono impronte digitali? Cioè, tecnicamente la polizia non ti dice. Cioè, se sì, è serio, sì. La polizia non ti dice queste cose. Ma anche nella stanza ci dovrebbero essere, quindi vuol dire che le ha pulite. Omicidio! Guarda. Guarda. Vedi? Ah no, era totalmente diverso. E basta? No, vabbè, e ma chi quello, è stato? Quello ci sembra troppo 2 secondi. Ecco, okay. Ecco, okay. Si è asciugata l'impronte, perché le impronte digitali, sì. Come tutte sapete, perdi acqua, sì, dalle dita. Bene, come è normale. Un problema gravissimo. Mi è entrato qualcosa nell'occhio e mi fa malissimo. Ma dove mi dire? No, sì, perché. Ma continua il video e sopporta. No, perché si stava iniziando a notare, perché ero lì che ogni 2 secondi. E non è che me ne sono accorta perché non ti vedo. Aspetta, però devo fare così, capito? Perché te devo soffiare. Ah, vai, fare ancora. A posto? Perché tecnicamente anche questa è una cosa molto importante. Se ti lacrima l'occhio ti dovrebbe uscire qualsiasi cosa ti è entrata. Si asciuga. Ma questo è un omicidio o un suicidio, Steph, del tuo occhio, secondo te? Andiamo. Io penso che avrò un occhio bagiato per il video. Ve lo dico, secondo me c'è ancora qualcosa. Allora, però il corpo di un uomo con un foro di proiettile in testa. Ma tutto è gravissimo. Io non lo vedo. Vabbè, però ce l'ha qui. E la spalla? Non lo so. È stato trovato in un parco. Perfetto. Ok. Sono troppo lenti comunque. Anche secondo me fanno bene. Arriva il poliziotto. Eccolo qui, il nostro poliziotto. Io credo che sia un suicidio. La grande polizia è un genio. È arrivato, ha già capito tutto. Sei bravissimo. Adesso vado all'altra. Io invece, il famoso detective, perché sarà. Io insisto che si tratti di un omicidio. Ok, oggi è tutta giornata. Ma è così. Ovvio, Steph, io l'ho già capito. È abbastanza banale. Lui tiene l'arma nella mano, esatto, destra. C'ha il foro nel lato sinistro. Abbiamo già capito, non abbiamo bisogno di 7 secondi, perché ovviamente se ti spari da solo è la stessa mano, capito, che corrisponde al foro nella testa. Invece non puoi, capito, fare così. So che è brutto spiegare queste cose, Steph sta continuando a grattarsi l'occhio. Finalmente vi spiego questo indovinello che non ha neanche bisogno di essere spiegato. Steph, hai fatto? Io spero, mi dà un fastidio incredibile. La pistola nella sua mano destra. Davvero? Abbiamo detto, questo era semplicissimo, dai, era davvero davvero semplicissimo. Non ci saremmo mai arrivati. Guarda, con pure la lente. Mentre il foro del proiettile. Che effetti incredibili. Perché magari non l'avevi notato e quindi stiamo migliorando tantissimo. Che qua. Editing, Steph. Che editing. Non avrebbe. Grazie. Ok. Ah, vabbè, quello non l'abbiamo neanche notato. Cos'è, infatti, quella macchina? No, è il.
allo spray. Esatto. Come nei film horror che è a mo' di idrante, capito? Il detective Smith andò in vacanza. Okay. Che meno male, prima o poi si deve ricordare. In un pomeriggio caldo si stava rilassando su uno sdraio. È lì in mezzo, lo vedi? Eccolo lì che al sorseggia centro. Il suo drink. Bevendo un cocktail. Eccolo qua. Ok. Perché c'è la polizia? All'improvviso vide diversi poliziotti correre. Ma sei in vacanza, fatti gli affari tuoi. No? Sbrigati! Sbrigati! Ci siamo quasi! Ok. Ok, ok. Stanno inseguendo qualcuno, secondo te? Secondo me sì. Il detective lasciò cadere tutto e li inseguì. Potevi anche appoggiarlo, Sì, non c'era bisogno di fare la sceneggiata, solo perché sei un detective. Ok, c'è stato un omicidio. Il corpo di una giovane donna si trova sulla spiaggia. Ok, povera giovane donna. Vestita. Non è il costume da bagno, però magari questo è un dettaglio che dobbiamo notare. E lui arriva. Così. Perché un detective si deve fare gli affari degli altri. Come quando fanno sono un dottore. Vabbè, ma quello è Amanda utile. Ha ballato al club. Ok. Ma prima ancora che ti dice un poliziotto. Perché Amanda aveva circa 27 anni. Sarà utile sapere anche la sua età. Stava scappando da qualcuno, ma l'hanno presa. Credo proprio di sì che l'abbiano presa, no? Ah! Cosa stavo scrivendo? La buttarono a terra con ferocia. L'hanno buttata a terra con ferocia. E avvolsero una cintura attorno al suo collo. Ma non ha la cintura. Vabbè. Cercando di strangolarla. Questo poliziotto è tutto strano. Sembra una marionetta poi. Ma lei non è morta subito. Ha provato a combattere? Che scoppiato tragedia. 10 minuti. Sembra che abbia scritto aiuto. Secondo me ha scritto invece il nome di chi l'ha aggredita. Ma è stato spazzato via. Beh, se scrivi nella riva, amica mia. Vabbè, quella aveva. Hai qualche sospetto? Ma ti prendono anche sul serio che sei lì in costume da bagno? Io vorrei far notare il ritmo di questi dialoghi. Questi tre uomini sono stati visti con Amanda ieri. Mm-hmm. Ok. Vai, siamo pronti. Vediamoli. Tutti uguali. Sì. Allora, vai, non avevo voglia di disegnare gente diversa. Robert, Aldo e Adam. È Aldo! Non abbiamo fatto nulla, le ho comprato da bere ma lì se n'è andata senza ringraziare, quindi la stavi scocciando. Che tragedia, ha lavorato nel mio club, l'ho vista mentre lasciava il club con questo ragazzo, sta già incolpando qualcun altro. Ok. Vediamo. Che lui, questo ragazzo, è una bugia, me ne sono andato presto e sono andato in campagna. Comunque Aldo, perché stava scrivendo A, è una lettera che sembrava appunto la I di aiuto, ma in realtà era la L di Aldo. O forse la D di Adam. Ok, l'ha capito subito. Comunque secondo me è Aldo, perché stava già dicendo bugie. Ci può stare. Guarda quanto poco tempo ci dà. Guarda, altro, questi non erano 7 secondi comunque, secondo me erano di meno. Allora, sapeva che non rimaneva molto tempo. Ma di che cosa? Stava schietando. Quindi se vuoi aiuto, perché non gridare aiuto? Perché ti stanno soffocando. Perché la stavano strangolando, come faceva? Perché l'ha scritto sulla sabbia? Non ha provato a scrivere aiuto, ha indicato l'assassino Aldo. Ma perché poi, cioè, come fai a gridare se cercano di... Ecco, questo era il... Il detective incredibile. Sei chiuso in casa di un pazzo entomologo. Cos'è un entomologo? Lo sai? Io non lo so. Spero che sia qualcuno che mi aiuta con l'occhio. Non credo, però sta... Allora, noi siamo questa povera fanciullona. Oh, no! Che ci faccio qui dentro? Conosce bene gli insetti. Ah, ecco, quindi no, al massimo ti metto un insetto nell'occhio e peggiora la situazione. Ok. Ci sono tre uscite dalla casa. Una, due, tre. Tre porte, quindi dobbiamo scegliere tra la porta. Ma ognuno è una trappola. Uno, due, tre. Uno, ragni velenosi e invisibili. So già la risposta, prima ancora che hai iniziato. E qual è? Adesso te lo dico. Vediamo. Due, una dozzina di scarafaggi infettati di una malattia. Ok. E non esiste quasi nessuna cura, ce lo dice pure. Quasi però, quindi vuol dire che potresti salvarti se entri in questa porta. Centinaia di rabbiosi calabroni. Qua ci dobbiamo prendere un caffè tra una scritta e l'altra. Ci sono una tazza per bere. Cioè ci servivano i biscottini, scusate. Quale sceglieresti? Quella di mezzo. Perché gli scarafaggi secondo me li puoi calpestare, i ragni sono invisibili e i calabroni ti arrivano addosso, quindi gli scarafaggi li puoi calpestare. E diceva quasi nessuna cura, cosa che non ha detto per le altre due porte. È dato che sei nel posto di un famoso entomologo. Probabilmente trovi anche la cura, esatto. Così come troveremo la cura per il tuo occhio, Steph. Guarda. Con gli stivali, con gli stivali. Ah, perché pensavo devi avere 12. Per forza stivali. Aveva detto che erano 12 scarafaggi? Non lo so. Vabbè. Pera, ma hai cercato indovinelli per bambini di 3 anni oggi? No, Steph, io li prendo sempre dallo stesso punto, non ci posso fare nulla. Sono scelte di età. Vabbè, ma non li faccio okay. Io, Steph, mi dispiace. C'era un nuovo ospedale psichiatrico aperto in città.
Ok, grazie per l'informazione. Quattro persone andarono immediatamente dallo psichiatra locale. C'era la fila, meno male che l'hanno aperto. Ce n'era bisogno. Con una richiesta di ospedalizzazione. Ok, proprio così, ricoverami. Ospedalizzazione. Nick, ho paura delle altezze, non riesco nemmeno ad andare in bicicletta. Ok, quindi soffre di vertigini, in modo grave. Dalla bicicletta sei più in basso, vabbè, di quando sei in piedi. No, vabbè, però è in modo grave, lui ha paura. Ha paura anche quando è seduto, Steph. Ma è più in basso. Anche quando si siede per terra, lui ha paura lo stesso. Bob, ho una forte paura dell'acqua, non riesco nemmeno a guardare un rubinetto. Questo ci sta. Ci sta, dai. Magari è proprio la fobia dell'acqua in generale. Ok. Anna soffre di claustrofobia, svengo negli ascensori. Ok. Ah, basta che fai le scale. Appunto, come fa Steph, che non gli piacciono gli ascensori, si fa le scale. John, sono misofobico. Mi lavo le mani 100 volte. Forse la paura dei microbi a batteri. Le lavi 101. Il medico decise di visitare ciascuno di loro. E quindi cosa dobbiamo capire? Chi sta mentendo? Qualcuno è un bugiardo patologico e quindi merita di essere ricoverato? Forse chi è il più grave. Vediamo. Ah, stiamo osservando la loro vita. Aspetta, allora, ferma. Ecco, ferma. Lui era seduto, quindi non puoi avere paura della bici, scusami, eh. Sei seduto, sei alla stessa altezza della bici. Però nel letto vedi tutto. Non lo so, stiamo attenti. Il secondo è che aveva paura dell'acqua. Dell'acqua, e c'era un acquario, l'ho subito notato. Aspetta. Guarda l'acquario, alla destra ci sta l'acquario, quindi no, tu sei un bugiardo. Tu. Lei vive in un camper, quindi non può essere claustrofobica, ovviamente. Ma scusate, questo cos'era? Misofobico. Si lava le mani, è un cane. È anche, no, non lo so. Le piante tecnicamente le curi, quindi magari tocchi il terriccio e ti chi sta dicendo la verità? Secondo me è solo il primo. Non ho ben capito l'ultimo, ma secondo me è il primo. Vero? Sì, ha sensazione. Ok, vediamo. Nick sembra essere una paura anormale, quella dell'altezza. Ah, quindi sta dicendo... Sta mentendo? Non può avere... Ok. Non può avere l'acquafobia. Ok. Non so neanche se si indica così come termine tecnico. Non può avere la misofobia. Perché è un cane, è perché... vedi, la pianta... Scusate, ma... E quindi non è nessuno. Finisce così. Io continuo a dire che era il primo, perché sì, era normale. Ah no, però in effetti era il primo, perché ci diceva che la paura dell'altezza era normale, quindi era qualcosa di strano che sicuramente andava curato, certo. Non ti ha detto non ha paura dell'altezza, non è vero. No, se lo devi interpretare con un italiano strano, Steph, è così. Sono stati peggio del solito a fare. Io, secondo me, dobbiamo smettere di fare questi indovinelli. Mi piacciono, secondo me si divertono a vedere le nostre reazioni, che impazziamo con questi indovinelli. Potrebbero diventare scemi per colpa nostra, capito? Cioè, a furia di vedere questi test, potrebbero peggiorare i consigli. No, quindi, secondo me, per il bene dell'umanità. Ma ci stiamo divertendo tutti. No, Steph, oggi è davvero terribile. Comunque, ci fermiamo così. Vorrei dire, abbiamo indovinati tutti, ma cioè, se non indovinavamo era grave. Io sono guarito, quindi è positivo. Una cosa positiva del video l'abbiamo trovata. Quello, noi ci fermiamo così. Qua sotto come altri video, iscrivetevi al canale, capellina, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, ciao.